Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo su un video di Final Fantasy VII. L'ultimo video che ho fatto di Final Fantasy VII, soprattutto la versione remake, parlava delle mie considerazioni finali sul gioco e di tutto ciò che avevo provato e le mie sensazioni riguardante il futuro. Se non l'avete visto, ve lo lascio comunque in descrizione. Detto questo, parleremo di argomenti abbastanza particolari, per cui vi avviso che ci saranno spoiler. Se voi non avete giocato Final Fantasy VII o addirittura non avete giocato Final Fantasy VII Remake, non guardate questo video. Oggi ci ritroviamo sul sito di IGN Southeast Asia, quindi della controparte asiatica del sito di IGN, che comunque mi permette di poter leggere queste informazioni che sono veramente veramente utili. Ovviamente il sito è in inglese, ma ovviamente tradurrò io in simultanea tutto ciò che andremo a leggere e commentare insieme. Partiamo dal presupposto che quello che vi sto per dire ovviamente non è ufficializzato, sono soltanto comunque delle ipotesi, sono soltanto comunque dei rumors che abbiamo sentito in giro per la rete e forse un sogno che potrebbe realizzarsi, forse troppo grande, ma di questo ne parleremo con calma. Cominciamo partendo dal titolo di questo articolo, che ho trovato secondo me molto interessante e credo che sia forse quello più idoneo per poter parlare di queste argomentazioni, proprio perché tutti quanti gli altri li ho trovati un pochino raffazzonati e disordinati da un punto di vista anche logico, mentre invece questo comunque mi sembra quello più lineare, in modo tale da poter far capire a tutti sia il mio pensiero e sia anche il pensiero in generale della Square Enix in questo caso. Infatti il titolo di questo articolo parla chiaramente di Square Enix Trademarks: Ever Crisis and the First Soldier. What does this mean for Final Fantasy VII? Quindi i nuovi marchi, i nuovi loghi che sono stati registrati da parte della Square Enix, ovvero Ever Crisis and the First Soldier, qual è il significato di questi due titoli per quanto riguarda il capitolo, diciamo il capitolo in generale di Final Fantasy VII? È una bellissima domanda, perché magari non tutti lo sanno, ma il mese scorso, proprio esattamente il mese scorso, il 16 o il 17 dicembre, non mi ricordo la data precisa, ma dovrebbe essere scritta comunque all'interno di questo articolo, sono stati pubblicati sul Twitter della Square Enix giapponese, dei trademarks, quindi dei nuovi loghi, dei nuovi marchi che sono stati registrati, che appunto presentano il nome di Ever Crisis e The First Soldier. Detto questo, la domanda è spontanea: che cosa significheranno per Final Fantasy VII? E questo video per l'appunto parlerà e tenterà un attimo di visualizzare anche insieme al mio commento quello che effettivamente potrebbe significare tutto ciò per Final Fantasy VII. Iniziamo da questa immagine che penso sia abbastanza emblematica, ovvero Sephiroth, Zack e Cloud, che sono fondamentalmente i protagonisti di quella che è la storia principale di Final Fantasy VII. Cloud, che rappresenta la Living Legacy, così come la possiamo chiamare, di Zack. Zack, che è stato il protagonista per quanto riguardava tutti gli eventi precedenti al capitolo di Final Fantasy VII. E Sephiroth, che in tutti i titoli che rappresentavano Final Fantasy VII ha sempre fatto capolino con la testa e quindi è stato presente un pochettino da tutte le parti, essendo principalmente il cattivo principale della saga. Sulla vera natura di Sephiroth e su quello che poi è realmente Sephiroth nei vari Final Fantasy è un discorso che magari approfondiremo con un altro video, dove appunto vi spiegherò, se magari avrò la possibilità di farlo, anzi sicuramente avrò la possibilità di farlo, di parlare e spiegare un pochettino di tutta la lore di Sephiroth, chi era Sephiroth, cosa è diventato, ma soprattutto da chi è stato controllato Sephiroth. Andiamo avanti, perché possiamo iniziare a vedere il primo logo, ovvero Ever Crisis, che è stato praticamente la prima bomba
mettiamo così, rilasciata appunto da Square Enix, dove ha registrato esattamente questo logo. Quindi Final Fantasy VII possibilmente avrà un sottotitolo, o magari Final Fantasy VII Remake avrà una seconda parte che potrebbe essere intitolata Ever Crisis. Come ci viene spiegato dall'articolo, questo trademark, quindi questo logo, è diventato molto popolare e ha entusiasmato tantissimo la comunità del gaming, giustamente, proprio perché che Square Enix ha introdotto un nuovo marchio, quindi ha investito fondamentalmente su un progetto che comunque narrava le vicende di un gioco uscito negli anni 90. Quindi diciamo che è come se si reinvestisse un attimo sul capitolo vintage, no? Della collezione, e quindi reinvestire su un titolo che paradossalmente può essere considerato vecchio, dato che comunque stiamo parlando di 30 anni fa, fondamentalmente potrebbe creare un pochettino di disorientamento per quanto riguarda i nuovi, chiamiamoli così, videogiocatori, ma anche per quelli vecchi che ormai consideravano chiuso il capitolo, consideravano chiusa la storia, e invece adesso si ritrovano praticamente a riaprire. È come se riaprissimo un libro che abbiamo già letto e trovassimo delle pagine nuove che non avevamo mai letto. E quindi questo, diciamo che rende il tutto un pochettino più bello anche da leggere, ma soprattutto da sentire. E questo invece è il secondo watermark, quindi il secondo marchio che è stato registrato da parte di Square Enix, che cita The First Soldier. Devo dire che qua ho avuto un attimo il brivido lungo la schiena. Sono sincero, l'aver visto questi marchi registrati, soprattutto ricollegati al capitolo che comunque ormai considero il mio preferito per tantissime motivazioni, mi ha fatto veramente venire un brivido lungo la schiena, che mi ha fatto arrivare alla mente probabilmente uno dei miei desideri più nascosti di tutto quanto la mia carriera da videogiocatore, chiamiamola così. Infatti nel il 17 di quest'anno, quindi il 17 dicembre, Square Enix ha pubblicato i trademark che appunto vengono chiamati Ever Crisis, The First Soldier, e poi successivamente hanno anche registrato, comunque postato sui loro social praticamente il logo della Shinra, che ovviamente viene definita come Shinra Electric Power Company, proprio perché la Shinra fondamentalmente sarebbe la Enel che conosciamo noi praticamente in Italia, quindi una società che si occupava di energia elettrica, ma che poi ha sviluppato diversi rami come l'industria bellica, come l'industria in generale, sia per quanto riguarda la produzione di energia elettrica e successivamente energia Mako, che ha utilizzato ovviamente per i suoi scopi. Giustamente da Final Fantasy VII. Sembra non esserci una coincidenza per quanto riguarda questi marchi, che sono comunque stati rilasciati tutto lo stesso tempo, cioè tutti nello stesso tempo, quindi giorno 17 sono stati rilasciati questi tre marchi, però ovviamente a quanto pare non avrebbero una coincidenza tra loro, ma servivano un pochettino come catfishing, chiamiamolo così, per attirare l'attenzione nei confronti di Square Enix e far capire che comunque il progetto di Final Fantasy VII, soprattutto Final Fantasy VII Remake, andrà ampliato anche possibilmente con questi nuovi capitoli. E infatti abbiamo delle nuove idee che sicuramente verranno utilizzate nel futuro. Parliamo del logo di Ever Crisis. Il progetto iniziale di Final Fantasy VII, magari per chi non lo sa, si fonda principalmente su una serie di capitoli che andavano in un qualche modo a narrare tutta la storia di Final Fantasy VII, suddivisa per quanto riguarda ogni lettera dell'alfabeto. Infatti, quando parliamo comunque di Final Fantasy VII, non possiamo far altro che parlare della compilation di Final Fantasy VII. Infatti, non c'è alcun segreto. Dopo l'uscita comunque dell'originale Final Fantasy VII, sono nati, o comunque sono stati prodotti, anche dei sequel o comunque dei prequel che hanno accompagnato il capitolo di Final Fantasy VII, creando una vera e propria compilation. Infatti, il progetto iniziale di Final Fantasy VII era Compilation of Final Fantasy VII.
Tipicamente tutti i titoli presenti all'interno di questa compilation di Final Fantasy VII andavano ad arricchire la storia e venivano in un qualche modo rappresentati da un ordine alfabetico. Infatti, se noi possiamo far caso a quello che giustamente diciamo tramite queste parole, aspettate che vi metto, ecco, la schermata così in modo tale che potete leggere anche voi, quindi il Final Fantasy, infatti, iniziale, diciamo il progetto iniziale di questa compilation era per l'appunto il film Advent Children, che per l'appunto comincia per la lettera A. Successivamente parliamo anche del gioco mobile spin-off, che in questo caso è stato chiamato Before Crisis, che per l'appunto rappresenta la lettera B, il prequel di quella che è stata la storia di Final Fantasy VII e che quindi narrava le vicende del protagonista di quel capitolo e dell'antagonista di quello che sarebbe stata la compilation di Final Fantasy VII, quindi Cloud Strife per quanto riguarda il protagonista della serie, ovviamente Sephiroth per quanto riguarda l'antagonista, ma anche Zack Fair, che giustamente è stato protagonista di Crisis Core, che quindi comincia con la C. È una terza persona, è un gioco in terza persona shooter che si chiamava appunto Dirge of Cerberus, con protagonista Vincent Valentine. Quindi fino alla lettera D abbiamo dei capitoli che rappresentano questa compilation di Final Fantasy VII. E quindi di conseguenza la domanda che ci siamo posti all'inizio di questo video trova una risposta con Ever Crisis, che sarebbe per l'appunto la lettera E, che andrebbe appunto ad incastonarsi in questo nuovo progetto e che andrebbe comunque ad incastonarsi anche nel progetto iniziale della compilation totale di Final Fantasy VII. Infatti, considerando questo tipo di pattern, abbiamo la possibilità di vedere che tutti questi capitoli giustamente cominciano per ordine alfabetico, quindi con una lettera che si contraddistingue rispetto alle altre, giusto per dare quest'ordine. Ever Crisis in questo caso, vedi, sembra essere strettamente vicina, quindi strettamente collegata a questo pattern, e potrebbe essere comunque anche un'espansione o un percorso, quindi ripercorrere effettivamente gli eventi che si sono svolti su Crisis Core, però magari in una chiave moderna, quindi non tanto il fatto di aggiungere roba nuova, ma di rivedere il discorso che abbiamo lasciato in sospeso su Crisis Core, però magari in una chiave moderna. Sinceramente ci credo poco a questa cosa, perché io spero che comunque creando un luogo nuovo, creando comunque un progetto nuovo, possano effettivamente aggiungere dei dettagli che magari non sono stati trattati in precedenza nei vari capitoli. Mi piacerebbe tantissimo vedere comunque un Zack rimodellato così come su Final Fantasy VII Remake, o anche un Crisis Core Remake Remastered, che possa in un qualche modo rendere giustizia ha probabilmente uno dei capitoli più belli di Final Fantasy, ovvero Crisis Core. Però Ever Crisis io credo che debba essere un qualcosa di nuovo, quindi un qualcosa che vada ad aggiungere dei particolari o che vada ad aggiungere effettivamente dei piccoli retroscena che non abbiamo potuto vedere su Crisis Core. Andiamo avanti con ovviamente uno spoiler grosso quanto una casa, ovvero di Zack Fair, che potrebbe in un qualche modo essere vivo in una timeline differente per quanto riguarda Final Fantasy VII Remake. Infatti il dubbio che nasce successivamente a questo logo, ovvero Ever Crisis, potrebbe essere effettivamente la linea alternativa del nostro Final Fantasy VII Remake, che però viene guidata in questo caso da Zack. Quindi Zack che sopravvive in realtà a dove noi tutti sappiamo che in realtà sarebbe morto, e che quindi ci consente di esplorare una nuova realtà e che ci consente di esplorare una nuova versione di Crisis Core, quindi Ever Crisis, che potrebbe essere appunto un ribaltamento della situazione. Infatti, come ci viene detto, appunto, spoiler alert per chi non ha giocato Final Fantasy VII Remake, durante gli eventi di Crisis Core Zack Fair muore di fronte comunque a Cloud, cioè tra le braccia di Cloud, dopo averlo salvato dalle forze della Shinra.
In quel momento lui ha donato la sua Buster Sword a Cloud, definendolo la sua Living Legacy, quindi la sua eredità vivente. In Final Fantasy VII Remake abbiamo la ripetizione della scena chiave di Crisis Core, dove Zack affronta tutti i soldati della Shinra che erano venuti lì per ammazzarlo, riuscendo addirittura a vincere. Dove la scena finale, appunto, dove Zack, incredulo, riesce ad alzarsi e dire a se stesso "non ci credo, ho vinto", sottolinea il fatto che comunque qualcosa è cambiato. Quindi potremmo effettivamente avere, come c'è scritto qui, un alternate timeline means with Zack being alive, quindi una linea alternativa del finale di Final Fantasy VII con Zack vivo? Bah, non lo so. Potrebbe essere effettivamente una storia interessante da raccontare, che però magari per alcuni non viene accettata al 100%. Posso anche capirlo, effettivamente, da un lato, però sinceramente parlando non mi dispiacerebbe, sono onesto. Ma adesso, signori, dobbiamo parlare di una cosa importantissima, ovvero il progetto e il watermark The First Soldier. Per chi come me è un appassionato della saga di Final Fantasy, ma soprattutto di Final Fantasy VII, non potrà non conoscere Sephiroth. E quindi, The First Soldier, a cosa potrà mai riferirsi se non il nostro amato villain, che è un figo della Madonna? The First Soldier potrebbe in un qualche modo essere ricollegato a Sephiroth. Infatti, come dice anche quest'articolo, se tu hai familiarità con la storia o con la lore di Final Fantasy VII, potresti effettivamente conoscere tutto riguardante il programma Soldier. Il programma Soldier che è stato caratterizzato da esperimenti genetici condotti sui primi veri Soldier, o per meglio dire sul primo vero Soldier, ovvero Sephiroth. Sephiroth, per chi non lo sapesse, è il figlio biologico del dottor Hojo con Lucrezia Crescent. I due hanno avuto un figlio in maniera ovviamente biologicamente naturale, quindi hanno avuto una relazione e avuto la possibilità di avere un figlio, dove Hojo ha condotto gli esperimenti sul suo figlio, iniettando le cellule di Genova e permettendo al feto di crescere in stretto contatto e direttamente con le cellule di Genova. Proprio perché le cellule di Genova impiantate in esseri adulti o in esseri che comunque avevano già superato una soglia di vita in un qualche modo specifica, non accettavano, o per meglio dire rigettavano, quelle che erano le cellule di Genova. E quindi non si riusciva a sfruttare appieno il potenziale di queste cellule, che teoricamente, per quanto riguardava gli esperimenti del dottor Hojo, avrebbero permesso ai Soldier di poter diventare l'elite dell'elite per quanto riguarda i soldati, per l'appunto, in campo, diciamo, in campo bellico. Il ruolo dell'antagonista di Final Fantasy VII è stato comunque ben definito. Infatti lui ha una storia comunque all'interno del gioco, che non vi sto qui a raccontare, se no facciamo veramente facciamo due giorni di video senza arrivare a nulla. E inoltre, essendo stato rilasciato recentemente all'interno di Smash Bros. Ultimate, ci sono tantissimi indizi che puntano le freccette su quello che potrebbe essere effettivamente un capitolo del gioco di Final Fantasy VII, dove si racconta la storia di Sephiroth. Sì, avete capito bene. Questo potrebbe essere un sogno ad occhi aperti. Avere la possibilità per me, che penso di essere uno dei fan più sfegatati di Sephiroth, di avere un capitolo interamente dedicato a lui, è un qualcosa di irripetibile. Non posso assolutamente farmelo scappare. E quindi di conseguenza potrebbe trattarsi questo The First Soldier proprio di un capitolo dove vengono narrate tutte le vicende di Sephiroth. Noi l'abbiamo sempre conosciuto come il cattivo della saga, ma lui in realtà
è stato uno, se non il più grande Soldier mai esistito per quanto riguarda l'azienda della Shinra. Tant'è che Cloud, quando si recluta all'interno dei Soldier, parla chiaramente e dice chiaramente che vuole diventare come Sephiroth. Proprio perché il Sephiroth ha rappresentato l'incarnazione dell'eroe, l'incarnazione di colui che era la guida, colui che era, l'idolo incontrastato di tutti quelli che volevano diventare Soldier. Un po' come il Capitan America, dove tutti appunto volevano diventare soldati e volevano appunto rappresentare l'America, quindi volevano essere utili e volevano comunque diventare importanti. Infatti, come potete vedere qui nelle immagini, questa ovviamente è una scena che viene presa ovviamente da Crisis Core, tutti quanti i soldati comunque volevano in un qualche modo diventare come Sephiroth. Sephiroth è stato, come detto prima, il soldier più forte possibilmente presente all'interno della Shinra, quindi il vero First Soldier, che rappresenta la prima classe, ma soprattutto rappresenta anche la potenza di combattimento vera e propria che nessuno è riuscito mai ad eguagliare all'interno comunque del gioco, se non Cloud, perché per motivi prettamente stilistici del gioco deve battere il cattivo e quindi diventa OP e lo fa fuori, ma diciamo che statisticamente parlando Sephiroth è decisamente più forte di tutti. Infatti Sephiroth aveva anche dei compagni che comunque lo accompagnavano nelle sue avventure, che erano Genesis Rhapsodos ed Angeal Hewley. Per quanto riguarda ovviamente anche Genesis, che diciamo in maniera abbastanza spicciola potrebbe essere il fratello, se vogliamo dire così, di Sephiroth, dato che sono tutti quanti degli esperimenti della Shinra, anche Angeal fondamentalmente è un esperimento della Shinra. Però quello che viene, e soprattutto quello che caratterizza il legame di Genesis e Sephiroth, è l'ala nera. Infatti anche Genesis, come Sephiroth, possiede un'ala nera. Per chi non lo sapesse, Sephiroth è conosciuto in gergo all'interno del panorama videoludico di Final Fantasy VII come The One Winged Angel, quindi lui è l'angelo da un'ala sola, e se lui ha un'ala sola, la seconda ala la possiede Genesis, quindi il fratello fondamentalmente di Sephiroth viene rappresentato da Genesis. Mentre invece per quanto riguarda Angeal la situazione era un po' diversa, perché le sue ali erano bianche, possedeva comunque un possedeva una caratterizzazione prettamente angelica, a differenza comunque di Sephiroth e Genesis, che avendo le ali nere potevano sembrare un po' più demoniaci, chiamiamolo così tra virgolette, rispetto ad Angeal. Quindi potrebbe effettivamente trattarsi di un capitolo che narra le vicende di Sephiroth quando era ancora un soldier, quando era ancora un eroe, e che poi successivamente si avvicina a quello che è il suo declino, alla sua instabilità mentale, causata dalla scoperta di appunto essere soltanto una produzione artificiale. Per quanto riguarda invece l'ultimo logo, abbiamo la presentazione del logo ufficiale della Shinra Electric Power Company. Come possiamo vedere qui sull'immagine rappresentativa quasi di Final Fantasy VII, abbiamo il vicepresidente, che poi diventa presidente, Rufus, e i Turks, che sarebbero una sorta di corpo speciale della Shinra, che si occupava comunque di affari interni o in generale si occupava di fare, tra virgolette, il lavoro sporco per quanto riguardava appunto questa compagnia. Per quanto riguarda invece la Shinra, o comunque il logo della Shinra, non abbiamo tantissime informazioni a riguardo. Potrebbe essere comunque un logo che potrebbe annunciare un nuovo merchandising, per quanto riguarda comunque oggetti o per quanto riguarda comunque vestiario o tutto quello che può includere il lato economico della, diciamo, del nuovo, della nuova stampa di Final Fantasy VII. Però ricollegandoci anche a quello che è stato il passato della Shinra, vista addirittura con un gioco dedicato chiamatosi Before Crisis, che è stato rilasciato appunto nel 2004,
che era un gioco esclusivo per mobile, quindi era un gioco esclusivo per telefono, che addirittura, se non ricordo male, uscì soltanto nella, diciamo, nella sezione asiatica, proprio perché si poteva comprare ai tempi un telefono specifico che poteva comunque avere questo gioco. Altri telefoni non potevano avere questo gioco, cioè tu dovevi comprarti praticamente il telefono per giocare a questo capitolo, che ha avuto comunque anche un discreto successo, da quello che ovviamente ho potuto comunque leggere in giro. Però, effettivamente parlando, abbiamo anche un precedente per quanto riguarda la Shira, ovvero Before Crisis. Detto questo, ovviamente non c'è tantissimo altro da dire, perché comunque tutto quello che viene sottolineato, tutto quello che viene discusso all'interno di Final Fantasy VII e del nuovo progetto Final Fantasy VII, viene racchiuso in Ever Crisis e The First Soldier. Per quanto riguarda la Shira, ci sono talmente tante idee che ancora non si è riusciti forse a trovare una soluzione comune, o comunque un'idea comune, però le basi ci sono. Potrebbe essere anche un collegamento al gioco di Before Crisis, potrebbe essere magari un'estensione per quanto riguarda la storia dei Turks, che sarebbe bellissima, sarebbe interessantissima dal punto di vista anche narrativo e non solo videoludico. Quindi arricchire il capitolo di Final Fantasy VII dopo 30 anni dalla sua prima apparizione è stato, secondo me, veramente un colpo di genio. Gli appassionati, ma soprattutto i neofiti del gioco, potranno scoprire, o comunque potranno avere la possibilità di godere di una storia veramente, veramente bellissima. Detto questo, spero che il video non sia venuto troppo lungo. Spero anche vivamente che questo piccolo, diciamo, questa piccola analisi un pochettino di quello che è il futuro di Final Fantasy VII Remake possa esservi piaciuto. Fatemi sapere, se magari siete arrivati fino alla fine del video, se volete un approfondimento per quanto riguarda la lore di Sephiroth, che magari farò uscire prima del rilascio, se mai sarà, del gioco ufficiale di Sephiroth The First Soldier. E per quanto riguarda il resto, noi ci vediamo come sempre con un prossimo video, con una prossima live, e come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye.